Ciao! Allora, oggi voglio parlarvi di una box speciale perché è una box che arriva direttamente dalla Corea e si chiama Mimi Box. Praticamente è la box numero uno coreana e da poco tempo si ha l'opportunità anche per noi italiani di acquistarla. Questa è una box che ho ricevuto gratuitamente, quindi è un prodotto che mi hanno omaggiato, ma di cui voglio parlarvi perché effettivamente la trovo diversa dalle altre box che ormai ci sono in giro. Prima di tutto non è un abbonamento, quindi ognuno può scegliere la box che vuole e non c'è per forza bisogno di acquistarla ogni mese, comunque di spendere dei soldi ogni mese. Le classiche Mimi Box sono delle box appunto contenenti dai 4 agli 8 prodotti in full size e in sample. Esistono poi invece le special che sono quelle che hanno una tematica comune, quindi esiste appunto un tema che conoscete comunque perché è scritto appunto nel sito e hanno tutte lo stesso tema, quindi sono prodotti che possono essere beauty, cioè possono essere make up oppure skin care per il corpo, per i capelli, eccetera. Poi esistono le super che sono prodotti, sono box contenenti prodotti full size, quindi box un pochino più care. E poi esistono anche le lucky e le sin box. Sì, credo si pronunciano così. Questa appunto è una Sin Box ed è appunto una box che ha il tema di una certa profumazione e dei prodotti contenuti all'interno hanno tutti più o meno quella profumazione. Questa è la Sin Box numero 03. Questo è il cartoncino che c'è all'interno ed è la grapefruit, quindi al pompelmo. Parto dal presupposto che a me il pompelmo non piace come frutto, ma il suo profumo è molto buono, quindi non mi piace da mangiare, ma mi piace molto il profumo. Quindi sono stata anche fortunata perché io non sapevo appunto qual era la profumazione. Quindi vi mostro tutti i vari prodotti uno a uno. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi sono queste maschere per labbra. Allora, queste sono le Choosy Fruit della Pure Smile. Questo appunto. Esistono varie tipologie, questa è la versione fruit e sa proprio di pompelmo. Come si presentano? Allora, sono molto particolari, ve l'ho tenuta una perché l'ho già fatta, però volevo farvela vedere. La maschera è questa qua, è praticamente di silicone fatta a labbra e voi la appoggiate direttamente sulle labbra, la tenete in posa dai 5 ai 20 minuti e va appunto a idratare le labbra, anche perché è arricchita con collagene, vitamina E, olio di jojoba e basta, sì, queste praticamente. E diciamo che è un prodotto un pochino particolare, io non l'avevo mai visto, quindi sono contenta di averlo provato. Devo dire che ha anche funzionato, nel senso che subito dopo ho sentito le labbra più idratate, più rimpolpate, ecco. Il secondo prodotto contenuto all'interno della Mimi Box è questo, cioè delle salviettine rinfrescanti, diciamo, sempre al profumo di pompelmo. E queste sono pratiche appunto da tenere in borsetta, sono delle classiche salviettine profumate. E niente, questa è una cosina diciamo abbastanza banale, però anche questa è abbastanza utile. Quindi tengo sempre delle salviettine in borsetta perché comunque magari anche quando non ho il lavandino a portata di mano utilizzo queste piuttosto che nelle giornate calde. Quindi mi è fatto piacere ricevere queste salviettine. Sia questo prodotto che quello di prima costano 2 dollari, quindi diciamo che il valore adesso della Mimi Box è di 4 dollari. Un altro prodotto contenuto all'interno della Mimi Box è questo gel sempre al pompelmo. È un gel riparatore post scottature piuttosto che per post irritazione. Ecco. All'interno appunto c'è l'estratto di pompelmo, ha una profumazione infatti buonissima, l'ho già utilizzato qualche volta e l'ho utilizzato post ceretta ad esempio e lo trovo secondo me appunto molto lenitivo e molto rinfrescante. Poi la formula gel a me piace tantissimo. Questo è un prezzo tra l'altro abbastanza elevato perché costa 30 dollari, è della Kiehl Kyle 28, comunque vi lascio tutto qui scritto qua sotto nell'info box. Sono esattamente 270 ml di prodotto, effettivamente un prodotto abbastanza caro. L'ultimo prodotto invece, che è quello che in effetti mi è piaciuto di più,
è questo Dress Parfum Mist The Grapefruit. Praticamente è un profumo per biancheria, per vestiti, per lenzuola. È uno di quei prodotti che mi piacciono tantissimo, perché mi piace tantissimo avere i vestiti super profumati e le lenzuola profumate. Quindi l'ho trovato un'ottima idea da inserire all'interno di un ottimo prodotto da inserire all'interno di una box. E ha appunto la fragranza, sì, molto agrumata. Ora non so dirvi se effettivamente è pompelmo, comunque all'interno c'è fiori di lilla, pompelmo, fiori di arancio, violetta e muschio. Quindi ha una nota molto floreale, molto molto buona, mi piace tantissimo. E questi sono esattamente, quanti ml? 150 ml, a un costo di 18 dollari. Quindi, sommando il prezzo di tutti i vari prodotti, la box ha un valore di ben 52 dollari, che è molto più alto del prezzo effettivamente della box stessa. Questa mi sembra che costi più o meno sui 23 dollari. Aggiungo però una postilla, perché secondo me bisogna appunto dire tutto. Mi è piaciuta tantissimo, devo essere sincera, perché ha dei prodotti diversi dal solito, ovviamente praticamente impossibili da reperire qua in Italia, quindi mi piace molto il concetto e mi piace anche proprio come è strutturato il sito con le varie box. Dovete andare a fare un salto perché secondo me vi piacerà sicuramente. L'unica cosa è che le spese di spedizione sono di 6,99 dollari per la spedizione più lenta, che ci mette più o meno 15-20 giorni lavorativi. Ma la cosa che non mi piace molto è che se uno acquista più box, le spese di spedizione si sommano invece che essere solo una. E quindi diciamo che forse non è neanche conveniente prendere più box, ma quando uno ha voglia la prende. E ok, quindi non so, devo ancora sentire loro per se effettivamente è vero o se c'è la possibilità di pagare un'unica spesa di spedizione. Però se così non fosse, ecco, non è proprio bellissima come cosa. In più, vabbè, ovviamente c'è l'opportunità di pagare spese di spedizioni più alte per avere la merce prima, ma si parla di veramente 20-25 dollari, quindi sicuramente non conviene. Io vi consiglio comunque di andare a vedere le varie box che ci sono, perché ce ne sono alcune carinissime. Ah, un'ultima cosa, tutte le box sono uguali, nel senso la Steam Box numero 3 Grapefruit avrà sempre questi 4 prodotti. Quindi non è come diciamo le classiche box che diciamo sì, ok, sono a sorpresa, ma ognuno ha prodotti diversi. No, si avranno sempre le stesse cose. Però ne esistono veramente tantissime, cioè non è che ce ne esce una ogni mese, no, ce n'è veramente tantissime. Alcune poi vanno diciamo fuori produzione, quindi non sono più ordinabili, altre sono nuove, eccetera eccetera. Comunque vi lascio maggiori magari informazioni qua sotto, perché sapete che io poi vado a ingarbugliarmi con i discorsi e non ci capisco più niente neanch'io. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questa box vi abbia incuriosito. Fatemelo sapere comunque qua sotto, anche se avete comprato una box o se l'avete ricevuta anche voi. E un bacione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!